Il 10 febbraio, giorno del ricordo, giorno stabilito per legge, un momento in cui in Italia si ricordano le vittime delle foibe e gli esuli che lasciarono le proprie case, 250.000, 300.000 persone che lasciarono le proprie case per mutate condizioni storico-politiche, per l'impossibilità di vivere nei territori che erano diventati ostili. Il 10 febbraio l'Italia celebra il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Dopo l'armistizio del 43, gli italiani dell'Istria, della Dalmazia, della Venezia Giulia subirono la rivalsa delle milizie slave in reazione alle politiche e alle violenze del ventennio fascista. Una parte, migliaia di questi profughi giunsero anche a Napoli, che le accolse con le difficoltà del periodo tra il 47 e il 54, con tutte le difficoltà di una città devastata nel secondo dopoguerra, ma trovarono qui in qualche modo accoglienza e avviarono una nuova fase della loro vita, di integrazione in un territorio come quello napoletano. Nel bosco di Capodimonte fu allestito un campo di accoglienza per alloggiare i profughi. Questa mattina, presso la porta Miano del Bosco, è stata solennemente ricordata quella pagina di storia. Stamattina ci sarà la deposizione di una corona proprio nel luogo dove è stata apposta una targa in ricordo di un campo che accoglieva i profughi che arrivavano dalla Dalmazia e dall'Istria. Oggi è la giornata dei ricordi, anche la giornata però per ricordare l'importanza dell'accoglienza, l'importanza delle difficoltà, delle fragilità di tanti che vengono perseguitati, che vengono molte volte uccisi, e come è accaduto tanti anni fa con l'orrore dell'eccidio delle foibe, oggi noi dobbiamo impegnarci affinché queste storie, affinché quello che è accaduto non accada più, e l'informazione, la formazione all'interno delle scuole, all'interno degli istituti, all'interno dei luoghi della cultura, all'interno dei luoghi della società civile venga sempre più diffusa, perché la consapevolezza di quello che è accaduto è il miglior impegno affinché ciò non avvenga più.